Ciao a tutti raga, benvenuti in questo nuovo video. Intanto bevo un caffè perché mi sono svegliato da poco. Ascolta. Oggi mi sono svegliato con l'idea di trasformare la mia semplice doccia in doccia con cromoterapia. Adesso vado al brico a prendere un pannello di polistirolo per poter ricoprire il soffitto della mia doccia. Poi vediamo passo a passo come fare. Intanto vado. No, ma la cosa bella è che io sono arrivato col brico, però non ho il portafoglio. Sono uscito senza soldi. Ma intanto vado a vedere i prezzi e se c'è il pannello. Poi oggi pomeriggio torno. Che vale! Ok, pur avendo dimenticato casa e soldi, ho guardato quello che c'è e quello che posso prendere. Ok. Dopo torno così facciamo la doccia assieme. Vi do i consigli. Ho visto anche delle cose carine per fare la lampada. Che ora ci penso. Se qua mi fanno uscire da questo parcheggio, magari c'è gente che compra i SUV e poi non sa guidarli. Compratevi una Smart. Ce la fai uscire dal parcheggio? Grazie. Ok, raga, ci vediamo dopo. Ok, acquisti effettuati. Una canalina, dei pannellini di polistirolo e l'adattatore per la lampadina. Andiamo a casa a lavorare. Iniziamo con tagliare i nostri pannelli che abbiamo acquistato. Ho misurato il box doccia che misura. Non mi ricordo già più. Misuro. Arrivo. Il box doccia misura 87 x 60, quindi adesso vado a tagliare il polistirolo in misura giusta. Ragazzi, i nostri due pannelli sono tagliati. Ho dovuto prenderne due perché non ho trovato la misura giusta, quindi ne prendo due e poi li unisco. E ci faccio la misura perfetta del mio box doccia. Adesso andiamo a creare, qui vado a prendere un po' di misure, un buco quadrato dove andrò a inserire il portalampade, che non ne ho trovati, quindi ho deciso di usare una vaschetta di quelle dove si mettono gli alimenti per i surgelati, che direi che è perfetta. Ha anche il bordino largo in modo che mi si incastra e non mi casca giù la lampadina in testa mentre mi faccio la doccia. Yeah, procediamo. Io comincerei con bere un buon caffè. Dopo andiamo avanti. Dopo aver preso le misure, faccio la traccia della forma che devo tagliare. Così so che qui devo farci un taglio. Alla metà precisa, così la luce risulterà al centro del box doccia. Direi che ci siamo. Prontissimi, il nostro portalampade è pronto. Bellissimo. Visto che un lato, però, il mio pannello non è appoggiato. Ho creato con un pezzettino di legno che mi avanzava, che poi ho ricoperto con materiale resistente all'acqua, bianco, in modo che non dia l'occhio, in modo da appenderlo e che faccia da supporto per il lato destro della doccia, che non ha un supporto laterale. Adesso vado ad attaccare in doccia e poi unisco i due pezzi e proviamo la cromoterapia. Bene, direi che ci siamo. Adesso devo ancora finire qualche piccola modifica, ad esempio il bordo, vedete che è tutto quanto brutto così. E poi andiamo a collegare la lampadina e vediamo. Adesso prendo le misure per la canalina in modo che non si vedano cavi in giro, che non è mai bello. E poi andiamo a montarla. Perfetto, armiamoci di biadesivo, pazienza e via.
Anche perché credo di essere l'unico furbo ad acquistare le canaline senza il biadesivo attaccato. Non ci ho pensato, ci ho pensato dopo. Ho preso la più economica, arrivo a casa e dico: ma manca il biadesivo! Beh, dai. Comunque, canalina attaccata. Ti ho messo il filo, anche se ho perso già il coperchietto del pezzo piccolo, però dopo lo troverò a fare lo stesso. Intanto andiamo a inserire il cavo, poi vediamo cosa fare. Ok. Beh, ragazzi, secondo me esperimento riuscito alla grande. Guardate che box doccia con la cromoterapia che mi sono fatto da solo. E ho speso la bellezza di 10,20 euro per tutto. Guardate che figata. Secondo me è venuta veramente bene. Sono orgoglioso di me stesso. Che ne dite? Beh, bravo, ottimo lavoro, sono contento. Raga, sono proprio soddisfatto di me stesso. Ottimo lavoro. Adesso mi merito un caffè, perché me lo merito proprio, e vi aspetto al prossimo video. Grazie per la visualizzazione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e vi mando un bacione. Alla prossima. Ciao!